Gesù è il re dei re, popolo della Calabria. Gesù è il vero Dio e lui non si trova nelle statue, negli idoli che fanno gli uomini. La Bibbia lo dice, gli idoli delle nazioni hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non parlano, hanno piedi e non camminano. Non abbiate altri dei all'infuori di me, dice la Bibbia. Dovete conoscere la Bibbia, ma giusto, lasciare da parte la macchina, alla fine le false tradizioni. Presto verrà Gesù a giudicare i vivi e i morti. Noi siamo alle porte dell'Apocalisse. Ma alla fine del mondo cercate la verità. Nessuno sa il giorno. La macchina vi può salvare. Pentitevi, convertitevi, seguite Gesù. Non i falsi riti della chiesa morta, certo, che ha le statue, gli idoli, le processioni. Gesù è vivo, alleluia. Gesù non si trova in una statua. Siamo di Gesù, siamo evangelisti di Gesù Cristo, alleluia. Predichiamo il vero Dio, che non è nelle statue. È lo stesso. No. No. Credete nel Signore. Pietà, Signore. Pregate per noi, cari fratelli e sorelle, siamo qui in una città che si chiama Paola. Paola, che c'è proprio un'idolatria terribile qua. Un cosiddetto San Francesco, che il Signore sgrida. Nome di Gesù. Abbi pietà, Padre, questo popolo, Gesù. Pietà, misericordia. Signore Gesù, che è vivente. Convertitevi a Cristo. Alleluia. Abbandonate i falsi riti, l'idolatria, la venerazione delle immagini, delle statue. È peccato, dice il Signore nei 10 comandamenti. Lo dice la Bibbia. Non inchinatevi davanti alle immagini, le sculture, le figure che hanno occhi e non vedono, hanno bocca e non parlano, hanno piedi e non camminano. Alleluia. Gloria a Dio. A Mosè, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tirato fuori dalla terra dell'Egitto. Non avere altri dei davanti a me. Non fatevi immagini né sculture né alcuna rappresentazione delle cose che sono in cielo e sulla terra, e non vi inchinate ad esse e non le servite. Ma oggi vediamo un mondo pieno di idolatria. Ogni paesino c'ha un santo protettore. Fanno processioni, riti, davanti alle statue. Quello non è il vero Vangelo. Vi hanno ingannato, convertitevi a Cristo, alleluia. Santo e sei Gesù. Ho ragione, certo, perché predico la Bibbia. Dio vi benedica, che avete un cuore sensibile. Leggete il Vangelo, invocate Gesù. Perché dietro l'idolatria c'è un grande business, con le statue, con le cose che fanno, le immagini. Non fatevi ingannare, siamo nei tempi della fine, cari di Paola. Gesù è il Signore, Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita. Lui è morto alla croce per noi, non un uomo che le persone chiamano santo, non una donna che chiamano santa. Loro hanno già finito la loro vita. I santi non ci possono aiutare. Hanno lasciato la vita terrena, sono nell'aldilà. Se hanno seguito veramente Dio, sono andati col Signore. Ma tu non devi pregare un santo. Dove è scritto nella Bibbia? Dove è scritto nella Bibbia, popolo della Calabria, che bisogna pregare un santo? La Bibbia dice che bisogna pregare il Padre in spirito e in verità. Alleluia. Questa è la vera fede, alleluia. La fede in Cristo, il Re dei Re. Cercate la verità, ve lo dico con amore. Cercate la salvezza, cercate la vera fede. Non fatevi ingannare dal demonio, con l'idolatria, i riti falsi, le credenze false. Alleluia. Tutte quelle cose lì. È Gesù la salvezza. È Gesù che ti vuole liberare dal vizio, dal peccato.
dalle tenebre. È Gesù se che morì alla croce per Cristo. Voi. Non rinnegate il Signore, perché Dio è un Dio geloso. Lui dice: non fatevi immagini né sculture. In questo paesino io vedo tante statue in giro. Immagini, sculture, sono idoli falsi. Lo dice la Bibbia: non fatevi immagini né sculture, perché io sono un Dio geloso che punisco. Alleluia. L'iniquità. Alleluia. Convertiti al vero Dio, a Gesù Cristo, sì, la vita eterna. Perdona, Signore. Convertitevi alla Bibbia, lasciate le eresie del cattolicesimo, le menzogne del Vaticano, le bugie delle tradizioni pagane. Seguite Gesù, alleluia, che è il re dei re e che presto, secondo le scritture, apparirà una seconda volta. Alleluia, alleluia, a giudicare il mondo, perché egli verrà, dice la Bibbia, gloria, con le nuvole del Dio, cielo, alleluia, con potenza e gloria. Giovani, siete posseduti, fatevi liberare da Gesù, alleluia. Chiedete perdono a Gesù dei vostri peccati, non ai preti cucciardi che abusano dei bambini, non ai preti pedofili, non ai preti che sono ladri, idolatri e bugiardi, cominciando dal Papa, che è un falso ministro, un anticristo. Perché chi si inginocchia davanti alle statue non è un servo di Dio. Alleluia, noi siamo venuti qui a predicare con la Bibbia, perché ci sono tante menzogne che trascinano le persone lontano dalla verità, lontano dalla luce, lontano dal vero Dio, e le persone sono succubi dell'idolatria, sono trascinati dagli idoli. Quando per esempio fanno le processioni, tutti camminano lì come dei robot e non capiscono che stanno peccando contro l'Eterno. Alleluia. Perché Dio proibisce di fare statue, quelle sono idoli del demonio. Bisogna adorare Dio in spirito e in verità. Amen. Amen. Nessuno vi ha mai detto questo, alleluia. Allora stamattina il Signore ha mandato un suo predicatore, alleluia, perché c'è bisogno di pentirsi del peccato.